Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Secondo video di questo breve corso su come si costruiscono gli elementi scenici. Questi video sono preregistrati, non so quando li caricherò, quindi non posso darvi riferimenti temporali. In questo video cominciamo realmente la costruzione dell'elemento scenico, la progettazione oramai l'abbiamo fatta. Quindi preparatevi, per questa volta vi servirà sicuramente una taglierina bella pesante perché ci sarà da tagliare il cartone spesso. In più una spillatrice e delle tenaglie. Vedrete poi come si usa. Tecnicamente servirebbe anche un sacchetto d'arance, però non posso farvelo vedere perché l'ho mangiato. Adesso che abbiamo la nostra sagoma, prendiamo il cartoncino e troviamo un angolo da cui andare a ritagliare. Questo, come vedete, è un foglio che già ho usato in altre occasioni per costruire altre robe, quindi è tutto mangiato sui bordi. Naturalmente, quando riportate le misure, fate attenzione, stendete bene la sagoma. Se qua si stropiccia o non fate attenzione e muovete il foglio con la mano, tutte le misure che riportate saranno sbagliate. Di nuovo ricontrollate le misure, perché è sempre meglio fare un controllo più che un controllo in meno. E poi è arrivato il momento di prendere la taglierina e cominciare a ricavare la sagoma vera e propria. Inutile dire, fate sempre molta attenzione quando utilizzate una taglierina e non fate mai forza verso di voi, ma sempre verso l'esterno. È leggermente più scomodo, ma eviterete di infilarvi la punta della taglierina dentro un dito, cosa che al sottoscritto è successa ben più di una volta e da lì ho imparato come si fanno queste cose. Personalmente, quando devo usare la taglierina o il trapano da modellismo, uso sempre quel pezzo di legno recuperato da una vecchia trave. In questo modo da essere sicuro di non sfociare né il cartone, né il tavolo, né niente e di avere una superficie dura contro cui tagliare. In questo modo non devo neanche preoccuparmi di metterci più o meno forza, posso metterci tutta la forza che voglio, tanto mal che vada graffio quel legno e quel legno lì è un pezzo da buttare fondamentalmente. Se la taglierina non è ben affilata e comunque anche se lo è, quasi sempre quando fate lavori di così grossa forza il taglio non è mai netto. Ci sono sempre delle sbavature, dei rimasugli di cartoncino, quindi una volta tagliato tutto il pezzo, sgrossate nei bordi con le forbici in modo da ottenere dei bordi netti che rendono molto più facile l'incollare le cose. Adesso che il pezzo è pronto, cominciamo a pensare a un po' di texturizzazione. Per questo vi serviranno altri due materiali, del cartoncino più sottile e una retina. Questa è una rete di plastica dei sacchetti d'arance. Nel budellismo non si butta via niente. Questa diventerà una passerella su cui la gente barricata andrà a camminare per ripararsi. Quindi l'idea è quella di dargli una foggia come se fosse un pavimento a griglia metallica, una struttura che potrebbe sembrare un prefabbricato o qualche struttura industriale, qualcosa del genere. Sarebbe una follia cercare di appiccicare questa griglia con la colla al cartone, ne servirebbero a tonnellate e ci metterebbe giorni. Quindi per fissarla usiamo brutalmente una spillatrice. Tanto la griglia di plastica e il cartone è spesso, sicuramente non verranno rovinati. E in questo modo la si può anche fissare in una posizione abbastanza tesa, in modo che aderisca bene alla superficie. Verrà poi tenuta alla fine ferma da uno strato di colla successivo e poi dalle varie mani di vernice che gli saranno date sopra. Fissatela bene da tutte le parti, è meglio mettere un paio di punti di spillatrice in più che un paio di punti in meno. Se costruite elementi scenici, cioè comunque modellismo moderno o fantascientifico, diciamo qualcosa che non debba essere fantasy, un trucco del genere per fare i pavimenti a griglia può tornare molto utile,
perché riuscite a creare terreni texturizzati e interessanti da vedere a costo zero e con un impiego di tempo relativamente molto ridotto. Una volta che la griglia è abbastanza tesa, andiamo a togliere le parti inutili con le forbici. La rete di plastica non è difficile da tagliare, non vi servono tenaglie né niente. Se usate un retino metallico la cosa può essere più complessa. Dato che il cartoncino è spesso, io poi qua ho ripassato tutti i punti metallici stringendoli ulteriormente con delle tenaglie. In realtà non è tanto per evitare che scappino, è per evitare che rimangano le punte di sotto esposte che potrebbero graffiare o potrebbero rovinare gli altri materiali. In realtà è una procedura di cautela, non è necessario che voi la facciate, però è sempre meglio fare un passaggio in più che uno in meno, l'ho già detto. Una volta che il retino è fissato, andiamo a prendere il cartoncino, quello più sottile, e a ricavare un'altra sagoma. In questo caso ho ricavato la sagoma dalla sagoma già tagliata. Questo per evitare che qualche errore di misurazione potesse inficiare il risultato. Una volta che avete la seconda sagoma, ripassatela bene e qua sopra andremo a disegnare quello che sarà lo schema delle mattonelle e delle saldature della griglia metallica sopra. Io mi sono ricavato uno strumento apposta, una sbarretta larga mezzo pollice che mi servirà per prendere le misure. Questi diventeranno poi i bordi della griglia metallica. Si poteva ottenere lo stesso risultato con un normale righello, ma con questo pezzettino fatto apposta diventa tutto più veloce perché è già sagomato e anche più piccolo, meno ingombrante, più facile lavorarci. Dovete anche decidere che forma dare poi alla parte superiore della griglia. Io in questo caso ho deciso di ripassare i bordi che serviranno per coprire i punti metallici e fare soltanto un altro paio di dettagli in modo da lasciare la maggior parte della griglia esposta e avere così un'area texturizzata più larga. Però è molto discrezionale, decidete voi quello che trovate più interessante, quello che vi piace di più esteticamente. Una volta che la vostra sagoma è completa, ritagliatela e, per evitare di dover rompere la carta per passare con le forbici, le parti interne le ho separate con un altro taglierino, questa volta un taglierino più piccolo con una lama molto affilata. Anche perché qua non si trattava di dover tagliare del cartone spesso, ma fare un lavoro di precisione su del cartoncino molto sottile. Come vedete i pezzi combaciano e la griglia si vede molto bene al di sotto, ma i punti metallici vengono coperti. Adesso prendete della colla per carta e cospargete tutta la parte che dovete incollare, in modo che faccia poi buona aderenza con la parte di sotto. Appiccicatelo in modo che le due estremità combacino naturalmente e poi fate pressione in modo da far attaccare la colla. Normalmente perché la colla attacchi per bene ci vuole qualche tempo, normalmente qualche ora. Per assicurarsi che tutto poi resti incollato a dovere, una volta che avete fissato precisamente il pezzo, io personalmente vi consiglio di ribaltarlo al contrario e lasciarlo asciugare sotto qualcosa che faccia peso per qualche ora, in modo da essere sicuri che la superficie rimanga poi piatta, liscia e bene incollata in tutti i suoi punti, senza che gli angoli si sollevino. La pavimentazione per la nostra barricata è finita. Spero di avervi insegnato un trucco nuovo che migliorerà i vostri modelli scenici. Se il video vi è interessato e vi è piaciuto, lasciate un like e scrivete un commento che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master K e ci vediamo nel prossimo video.